la presentazione di un levriero afghano, la presentazione di un Cavalier King Charles Spaniel, la presentazione di un Petit Bassier Griffon Van Den, la presentazione di un Jack Russell Terrier e quella di un Cocker Spaniel inglese. Questo è l'unico caso in cui vediamo due soggetti differenti presentati appartenenti alla stessa razza, salvo le coppie e i gruppi, perché ad essere valutato non è il soggetto a quattro zampe, ma il presentatore a due. Invito nuovamente tutti i migliori juniores a presentarsi nel pre-ring. Attention please, all best juniors in collecting ring, thank you. Vedete come i soggetti vengono valutati nella presentazione in posizione in movimento, con le zampe in appiombo e poi in movimento, proprio per Griffon Van Damme, anche se è importante la presentazione e non il soggetto presentato. Attenzione prego, invito nuovamente tutti i signori giudici a recarsi sul ring d'onore. Attention please, all judges in the main ring, thank you. Importante è sottolineare come razze differenti richiedano una presentazione differente, con posizionamenti differenti sia della testa, delle orecchie, della coda, cose molto importanti, aspetti molto importanti che vengono valutati dalla nostra giudice Jana Janek.
e ci rechiamo sul podio pronti a consegnare le splendide coccarde. Aumentiamo la difficoltà con lo scambio di cane. Lo facciamo un bel applauso pubblico di Montichiari ai nostri giovani presentatori di questa prima giornata della 55esima esposizione internazionale canina di Montichiari Brescia, qui nei padiglioni di Montichiari Fiere, Fiera del Garda. Rimaniamo qua in attesa dei risultati, un giro tutti insieme, applauso del pubblico, invitati dalla nostra giudice Jana Janek. Molto professionali i nostri giovani presentatori, junior handler. Chiamiamo quindi al sesto posto Alessandro con il levriero afghano, al quinto posto Agatha con il petit basset Griffon Van Den, al quarto posto Francesca col Jack Russell. E siamo pronti per il podio, per cui chiameremo al terzo posto Matteo col Cocker inglese. Devi salire sul podio. Al secondo posto Alessandro con il levriero afghano, giro d'onore per Aurora con il Cavalier King Charles Spaniel. Ricordo che i punti che vengono guadagnati da tutte e sei finalisti permetteranno di raggiungere il montepremi in punteggio per il campionato per il circuito nazionale di Junior Handling. Complimenti alla vincitrice. Foto con la nostra giudice. E da questo momento in poi, signore e signori, prima o poi mi arroccolerò sui gradini, preparatevi a una scena devastante. Siamo pronti per rivolgere la nostra attenzione e non solo gli obiettivi delle telecamere sui nostri amici a quattro zampe. Siamo pronti